Buonasera e ben ritrovati su Telecosta Smeralda per una nuova edizione del nostro magazine. In primo piano il turismo culturale, le iniziative legate a questo tipo di turismo. Domani a Cagliari, musei aperti fino alle 23. L'importanza della cultura, si sa, investire e coinvolgere, un tema caro, molto caro, inteso come promozione della bellezza. E in questa prima settimana di ottobre, che ha visto Cagliari città, eppure squadra, felici, come del resto i turisti stranieri. Intanto, però, riavvolgendo il nastro del racconto, ovvero quello del capitolo cultura, ecco che domani, venerdì 4 ottobre, i custodi, le casseforti della nostra memoria e della storia resteranno aperti fino alle 23. Nella stessa giornata, ovvero domani, alle 17, i Musei Nazionali del Capoluogo dedicheranno il belvedere dell'ex Regio Museo a Jaime e a Luigi Pintor. Sarà inoltre prolungata l'apertura fino alle 23. Ultimo ingresso alle 22 con biglietto ridotto dalle 19 del Museo Archeologico Pinacoteca, canoniere cinquecentesche e lo stesso ex Regio Museo. Accesso libero questa volta dalle 17 alle 20. Per l'occasione ritorna la quarta volta l'iniziativa verso la città dei musei con apertura prolungata del Museo delle Cere Anatomiche Clemente Susini, biglietto gratuito. Museo d'arte siamese, collezione della Galleria Comunale d'Arte e Palazzo di Città con biglietti scontanti e la possibilità di un unico biglietto ridotto. Ma al di là dei luoghi, il museo aperto rappresenta un qualcosa in più per chi ha scelto, e sono tanti, questa settimana e perché no anche la prossima, di soggiornare in Sardegna, in questo caso Cagliari, per trascorrere una vacanza alternativa, come non stressa all'insegna della conoscenza e della storia, un turismo culturale che a ottobre e con i musei aperti arricchisce l'offerta. Dal turismo culturale a quello lento e i cammini su cui punta la regione Sardegna. Ritorna, noi camminiamo in Sardegna, terza edizione di un evento che vuol far conoscere la Sardegna nel mondo attraverso i suoi itinerari più affascinanti e sconosciuti, non solo a carattere religioso, ma anche identitario e storico-culturale. Per 5 giorni, 15 gruppi, ciascuno composto da giornalisti, content creator, travel blogger, influencer, guide turistiche ed escursionistiche e fotoreporter, tour operator, appassionati del settore provenienti da ogni parte d'Italia, seguiranno i percorsi indicati dalla regione insieme a guide specializzate. 15 itinerari per un totale di 800 km, con 70 comuni coinvolti, dei quali 8 proposti da 7 cammini iscritti al registro regionale. Cammino di Sant'Efisio, Cammino Francescano in Sardegna, Cammino Minerario di Santa Barbara, Cammino di Sant'Uiacco, Cammino di San Giorgio, Vescovo di Suelli, Cammino Centotorri e Via dei Santuari, più quello proposto dal progetto pilota Cammino dei Beati. Altri 7 sono destinazioni di pellegrinaggio: Voruta, Dorgali, Caltellì, Gesturi e Lacoli, insieme a Luogo Santo, Orgosolo e Sant'Antioco. Capofila la fondazione del Cammino di Santa Barbara, il primo a darsi una struttura compiuta. Sono 500 i totali partecipanti che dovranno principalmente testare gli itinerari, capire dove occorre fare meglio, aggiungere postazioni di accoglienza, disporre cartelli e poi naturalmente fotografare e raccontare. Saranno circa 250 le persone. Giornalisti, blogger, camminatori impegnati in questi giorni, che si riuniranno poi tutti venerdì sera nel centro storico, nel borgo di Galtellì, e sabato si farà il punto sul sviluppo di questo progetto e anche si farà il punto con esperti sul turismo lento, sui cammini, sull'escursionismo. Insomma, noi abbiamo moltissimo da offrire sia in termini di paesaggio sia in termini anche di difficoltà, di percorsi. Pensate al Selvaggio Blu, che è uno dei percorsi più selettivi a livello mondiale, ma
ricordiamoci anche che il 2025 è anno del Giubileo, quindi se tutte le strade portano a Roma, speriamo che anche qualche cammino passi per la Sardegna. Questo è uno dei segmenti sui quali si punta, crediamo di avere le carte in regola per candidarci a, insomma, a anche questo settore. Sappiamo che i competitor come il Cammino di Santiago o anche la Via Francigena per rimanere in Italia sono molto agguerriti, però noi pensiamo di poter, aggregando numerosi cammini, di poter offrire appunto i Cammini di Sardegna come una delle, delle occasioni per portare persone, far percepire la Sardegna attrattiva e interessante anche in altre stagioni, non solo quelle estive. Che il progetto abbia grandi possibilità di successo lo ha dimostrato anche l'ultimo viaggio dell'assessorato del turismo verso la fiera di Bergamo, dove la proposta sarda ha incontrato numerosi consensi. Per la prima volta abbiamo cercato non soltanto di promuovere questo evento dal punto di vista turistico, ma di iniziare a considerarlo come un prodotto turistico. Quindi abbiamo voluto iniziare l'organizzazione di queste giornate di cammino in Sardegna presentando il prodotto ai buyer internazionali. Molti di questi giocherecco sono stati talmente entusiasti di iniziativa che hanno chiesto di essere ospitati in questi 5 giorni di cammino e saranno presenti insieme agli altri giornalisti nazionali e esperti del settore anche nell'incontro di chiusura dell'evento previsto per questo fine settimana. Ora scopriamo un festival mondiale che si terrà in Sardegna legato allo strumento dell'arpa. Il suono e i luoghi, uno strumento, l'arpa, è un campionato del mondo di bellezza, di Sardegna, intrecci di popoli e culture, perché Arpe del Mondo è un titolo semplice ma efficace alquanto. Artisti che provengono da ogni parte del mondo con diversi tipi di arpa, questa è la nostra filosofia. Abbiamo avuto in questi anni, arriviamo a 30 paesi ospiti da 5 continenti e quest'anno, in questi giorni, poniamo l'attenzione sull'area celtica, perché nonostante sia una delle tradizioni più importanti legate alla nostra arpa, in questi anni noi l'abbiamo, non dico messa un po' in secondo piano, ma perché abbiamo invitato artisti dalla Galizia e dalla Bretagna, che comunque arrivano da quelle tradizioni, ma non avevamo ancora invitato dall'Irlanda, dalla Scozia, per esempio, e dal Galles, come quest'anno, che sono proprio i paesi portatori di questa tradizione. 10 anni, un festival internazionale, Galles, Irlanda, Scozia, America, Ungheria e Iran, già l'Iran, con Shamin Mono. Enfan prodige di questo strumento ricco di suggestioni, storia, cultura e tradizione, come del resto il cartellone che mescola 5 continenti e altrettanti artisti. Una visione trasversale con culture differenti che spaziano dal classico al moderno. E quindi verranno, penso, proprio tra i migliori arpisti in questo momento di quei territori. Avremo Lewis Kelly dall'Irlanda, miglior musicista dell'anno un paio d'anni fa, e poi Cheyenne Brown, che è nata in Alaska ma poi appunto adottata in Scozia e porta questa tradizione tra Scozia e Bluesgrass molto interessante, e dal Galles invece verrà un talento dell'arpa, era un enfant prodige, adesso è cresciuto un pochino ma è giovanissimo comunque, che è diventato uno dei migliori arpisti jazz in questo momento.
Teatri del progetto, Cagliari con il Jazz Club B-Flat, Casa Saddi e poi le miniere di Montevecchio e il museo MAC di Calasetta. Musiche, luoghi, luoghi e musiche, quel binomio che in questi anni l'ente concerti Città di Iglesias, con la direzione artistica di Gianluca Riu, ha coinvolto un po' quasi tutti i paesi del mondo in un interscambio non solo artistico, legato a uno degli strumenti più antichi, ma ha promosso la Sardegna, l'isola e tutti i luoghi, paesi o piccole comunità in cui si sono tenuti gli spettacoli. E già questo non è poco, anzi. Dal mondiale di arpa, dalla Coppa del Mondo di arpa a quella di kite. Cagliari e la vela, un binomio che prosegue con la seconda e conclusiva tappa delle Kite Foil World Series, che fino al 5 ottobre si svolgerà al Poetto con l'ottava edizione del Sardinia Grand Slam. I grandi nomi del kite tornano dunque nelle acque del Golfo degli Angeli per la Coppa del Mondo di specialità, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso dell'autunno dell'Associazione Internazionale di Kiteboarding. Cagliari è pronta, il vento sicuramente ci darà la possibilità di avere tanta azione qui nel golfo, davanti alla spiaggia dove è stato organizzato il villaggio del Sardinia Grand Slam. Abbiamo atleti bravissimi, campioni del mondo, atleti olimpionici che hanno fatto la loro prima esperienza al debutto del kite a Marsiglia per le Olimpiadi. E devo dire ci sarà appunto un sacco d'azione e magari qualche sorpresa. La disciplina del kite è ormai reduce dal debutto alle ultime Olimpiadi di Parigi. Cagliari ha aiutato davvero tanto e ha portato fortuna a un po' di gente, come si dice, un gruppo di persone coraggiose che hanno utilizzato anche le grandi opportunità che Cagliari dà per riuscire a coronare un sogno e vedere poi la propria disciplina alle Olimpiadi. La tappa di Cagliari sarà l'ultima e decisiva per l'assegnazione del titolo di campione del mondo di kite foil. La tappa di Cagliari e Sardinia Grand Slam è l'ultima, pertanto qui si coronerà il vincitore, cioè il vincitore del Grand Slam al 99% sarà anche il vincitore del campionato del mondo della Kite Foil World Series 2024, quindi sabato avremo un nuovo campione del mondo della kite foil. Alla manifestazione non parteciperà nessun atleta sardo, ma sono tanti quelli d'adozione, come il romagnolo Luca Boschetti, medaglia d'argento nel Sardinia Grand Slam 2023, e che ha scelto di trasferirsi a Cagliari. Sono trasferito qui a Cagliari dopo aver fatto più di 5 inverni con la federazione qua ad allenarmi intensamente con gli altri ragazzi della federazione, e quest'anno ho deciso di trasferirmi ufficialmente qua, da Cesenatico, dove era casa mia, adesso a Cagliari è andata la prima casa. È bellissimo allenarsi qua, e l'anno scorso è stato un successo questo evento, quest'anno bisogna ripetersi, bisogna cercare di fare meglio. Siamo sempre qua ad allenarci, io specialmente, quindi bisogna spingere, dare tutto, vediamo cosa otterremo. Cosa rende Cagliari così speciale? Ma sicuramente l'accoglienza del paese, la possibilità di poter fare allenamenti e regate qui a Cagliari durante tutto l'anno, e le condizioni atmosferiche, soprattutto le temperature invernali, aiutano molto. Comunque andare in mare d'inverno in posti con 4-5 gradi è difficile, qua è molto più facile, si riesce ad allenare molto più a lungo nel mare, quindi... L'edizione 2024 del Sardinia Grand Slam è promossa dalla regione Sardegna, che continua a puntare sul turismo sportivo. Continua a puntare sul turismo sportivo e sul turismo, in questo caso degli sport acquatici, che portano non solo una conoscenza del nostro territorio e quindi una grande vetrina mediatica, ma presenze certificate, perché non solo numeri di atleti e atlete straordinarie che ci invidia tutto il mondo ormai, ma anche chi è al loro seguito, e quindi tutta l'organizzazione
tradizione, anche le famiglie, e quindi un indotto straordinario con degli scenari che potete ammirare tutti quanti e che spero che saranno davvero graditi a tanto pubblico, che potrà godersi sia la spiaggia sia uno spettacolo suggestivo che tra l'altro, ricordo, è in periodi non così congestionati a livello turistico. Era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni.